Fino adesso abbiamo imparato l'HTML, ma impareremo anche molte altre cose di HTML. Questo è il primo video sul linguaggio PHP. HTML è solo un linguaggio di definizione, ma non permette di creare pagine diverse a seconda dell'utente, quindi l'utente per esempio sceglie che vuole guardare una determinata cosa e viene visualizzata una pagina personalizzata secondo la domanda dell'utente. L'HTML non essendo un linguaggio di programmazione non permette non permette all'utente di interagire con la pagina, ma il PHP invece sì, ed è quello che impareremo oggi. Allora, PHP è un linguaggio di scripting lato server. Cosa vuol dire? Che noi, come se programmassimo la macchina che non sarebbe sul nostro computer, ma sarebbe un server lontano. Per esempio, il server di Google ha un motore di ricerca che elabora la richiesta dell'utente e quindi restituisce la ricerca personalizzata dell'utente, ma il server che è un po' tutto il computer che elabora queste informazioni non si trova a casa vostra, ma si trova là da Google, nel loro computer. E arriva qui, arriva cioè, a casa nostra tramite la connessione a internet. Quindi un linguaggio quindi questo è già un linguaggio di programmazione. Quindi un processo è cos'è? Parliamo un po' di un linguaggio di programmazione in generale, cosa serve? Beh, è un linguaggio di programmazione, serve dato un problema, tipo quale può essere un problema. Un problema è, per esempio, apriamo per esempio sempre il nostro blocco note, abbiamo un problema da risolvere, speriamo che non sia troppo problematico. Un problema da risolvere, per esempio, è sommare due numeri. Voi ripeterete, è una cosa stupida. Però già questo ha bisogno anche già questa ha bisogno delle sue istruzioni. Intanto i due numeri, intanto per risolvere questo bisogna costruire un algoritmo che cosa, un algoritmo con l'apostrofo, che vergogna qua, un algoritmo che dato in input, cioè l'utente cosa farà? Per esempio scriverà in una casella, l'utente c'è cioè un input, quindi l'utente scrive per esempio una prima casellina di testo, scrive il primo numero, un'altra casella di testo scriverà il secondo numero, poi ci sarà, e questo è l'input, poi ci sarà il processo di elaborazione programmato dal programmatore che raccoglierà questi due numeri scritti dall'utente e farà la somma, però deve fare la somma facendo a più b uguale a c e non 5 più 3 uguale a 8, perché 5 più 3 fa sempre 8 in tutti i casi, invece a più b è generalizzato a tutti i casi possibili in a
nella variabile A, che è come una scatola, sarà contenuto il primo numero, che può essere qualsiasi. In B sarà contenuto il secondo numero a seconda dell'utente. E il C sarà la somma del primo numero qualsiasi più il secondo numero qualsiasi. Quindi, perché sia un programma affidabile, deve essere generalizzato a tutti i casi. Allora, sì, il PHP si integra dentro le pagine HTML, quindi scriveremo sempre add, poi scriviamo nel titolo della pagina, come abbiamo imparato, scriveremo pagina in PHP, che creeremo proprio già una pagina in PHP, slash title, slash add, apriamo il body, lo chiudiamo già e chiudiamo anche slash HTML, così non ci dimentichiamo. Allora, dentro il body dovremo far capire al browser che stiamo programmando in PHP. Quindi c'è questo simbolino da scrivere. In questo caso l'HTML si scrive in maiuscolo. In questo caso il PHP bisogna mettere, cioè in questo caso sempre PHP va scritto in minuscolo. Quindi questo è il marcatore di apertura che dice che da qui in avanti ci sarà codice PHP. Quando invece si finisce di scrivere il codice PHP, si mette questo tag di chiusura. Quindi il codice PHP sarà solo da qui, solo in questo punto qua, da questo marcatore a questo marcatore. Fuori sarà codice HTML. Se scriviamo, beh, adesso impariamo una prima istruzione di PHP, istruzione ECHO, che permette se semplicemente di scrivere sullo schermo una determinata frase. Ecco, buon Natale, perché siamo nel periodo felice anno nuovo. Chiudendo sempre con il punto e virgola, quindi, e perché metto le virgolette? Vi chiederete perché io metto le virgolette. Metto le virgolette perché, essendo un testo, capito? Un testo. Se scriviamo invece echo 10, che è un numero, scriviamo semplicemente 10 senza le virgolette perché è un numero. Invece questo, essendo una stringa, ha bisogno delle virgolette, sempre tutte le istruzioni chiuse dal punto e virgola. Come però dobbiamo salvare però questo file, come per esempio prova.php, quindi in formato PHP. Attenzione a scrivere il formato bene, perché Windows a volte non lo riconosce bene. Sì, sostituire il file. Quindi adesso l'abbiamo salvato, voi pensate, eseguiamolo come abbiamo fatto con l'HTML, ma purtroppo non è così facile il PHP. Apriamo documenti e prova.php. Ecco, si apre Internet Explorer e vuole salvare il file. Questo perché non capisce, non, il browser non capisce il PHP così immediatamente. Proviamo a aprirlo anche con un altro browser, per esempio Mozilla. Questa pagina in PHP non viene nulla, perché il browser non capisce se da subito non ha un interprete PHP, cioè un programmino che fa in modo di far capire al browser il linguaggio PHP.
Perché questo fa il PHP non va salvato semplicemente sui documenti, semplicemente una cartella a caso, ma va salvato dentro un server. E c'è un ottimo programma che si chiama EasyPHP, ma ce ne sono anche degli altri, io conosco questo. Adesso si aprirà. Ecco, EasyPHP che potete scaricare da www.easyphp.org. Che permette di installare un server che normalmente quello di Google per esempio è lontano da te, ma questo è come simulare un server sul nostro computer locale, quindi che si chiamerà localhost. Contiene anche il server web Apache, un interprete MySQL, un database manager system MySQL e anche un interprete del linguaggio PHP. Quando l'avrete installato, andate, quindi quando l'avete installato, adesso vi dico, allora, quando l'avete installato andate, allora, quando l'avete installato andate su risorse del computer, la seconda del vostro sistema operativo, andate su risorse del computer, risorse del computer, andate a trovare la vostra cartella C, programmi, EasyPHP, poi andate nella cartella www che conterrà tutti i vostri file PHP. Qui andremo a inserire il nostro file, così verrà capito dal browser. Allora, andiamo a trovare il nostro file. Allora, troviamo il nostro file prova.py, facciamo copia e lo incolliamo dentro quella cartella. Incolla. Continua. Oh mio Dio. Allora, andiamo avanti. Che possiamo fare? Allora, poi andiamo su. E apriamo il nostro browser, quello che volete, scriviamo localhost con cui richiamiamo il nostro server e poi prima però dobbiamo creare una cartella perché se no vedete che non ci sono non c'è nessuna cartella e quindi non apre il file così da solo. Quindi ritorniamo su C, programmi, EasyPHP, www, creiamo una nuova cartella che chiamiamo prova e dentro ci piazziamo prova.php. Scriviamo localhost. Riconoscerà che c'è la cartella prova, apriamo la cartella prova, apriamo prova.php e verrà visualizzato Buon Natale e felice anno nuovo 10, perché c'era anche scrivi 10. Così tutto attaccato, dopo vedremo come può formattare meglio la pagina.